Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova tappa. Tappa numero, se non mi sbaglio, 22, diciamo da Giba fino a Portopino. Come vi dicevo, il mio obiettivo è vedere il tramonto a Portopino. Sono sicuro che ci deve essere un bel tramonto. Sulla costa sud-ovest ci sono sempre tramonti spettacolari sul mare, ragazzi. Io adoro quelli di Piscinas, della Costa Verde. Va bene. Sono passato al comune di Giba, ovviamente è chiuso, apre al pubblico alle 10. Per il timbro, scusate, sono passato per timbrare la credenziale, non importa. Si vedrà, proseguo su questa strada. E il percorso si apre nelle campagne di Giba. Qui c'è il parco comunale. Noi dobbiamo proseguire dritti. Due cose: ho la pelle tutta scottata, come vedete, cioè tutta spellata perché mi sono scottato, e adesso il sentiero è questo. Stiamo cominciando a entrare un po' nelle colline, diciamo. Il nostro caro, carissimo segnale. Cos'è questo, ragazzi? Non ne ho idea. Avviciniamoci. Non lo so, però quelle pietre, insomma, non sono casuali. Si sta alzando il sole, ragazzi, e con lui la temperatura. Sono a questo punto. Vediamo se si passa da qua, sì. Sto cercando un posto per fare una piccola pausa. Ma dai, anche questo potrebbe andare bene. Sì, che la pietra è abbastanza alta da permettermi di sedermi, insomma, stare abbastanza comodo. Guardate che bel panorama. Una piccola pausa per ristorarmi un po'. Ragazzi, cioè, ma non mi sono accorto di una cosa. Cioè, lì c'è il mare. Si vede il mare. E noi dobbiamo andare proprio lì. Tra l'altro lì ci sono delle lagune. Potrebbero essere quelle le lagune che ci sono a Portopino. Cioè, quindi noi dobbiamo fare tutta questa strada. Mi sembra un po' strano. Riprendiamo. Mare, sto arrivando. Stasera sono lì. Si scende, ragazzi. Siamo arrivati a questa radura, che bella. Richiuso e andiamo. Proseguiamo direzione Sant'Anna Resi e poi dopo puntiamo su Portopino. Ragazzi, è spuntato il sole e col sole, insomma, si fa un po' più faticoso il percorso. Adesso qui c'è un segnale del cammino, era da un po' che non ne vedevo. Qui bisogna, magari in certi bivi, aiutarsi col GPS se non si è certi della strada. Piccola pausa, sta salendo il caldo. Adesso riprendiamo da quella parte. Quindi da questa parte seguiamo il corso dell'acqua, in pratica. Mancano 6 km e mezzo, 7 al bed and breakfast. Dopo quei 4 km e mezzo per arrivare alla spiaggia. In mezzo ci devo far stare però anche la spesa. La cosa buona è che posso lasciare lo zaino con la maggior parte delle cose. Insomma, alleggerire un po' lo zaino nel bed and breakfast quando andrò per il tramonto a Portopino. Ma questa è la mia intenzione. Per adesso continuiamo inesorabilmente a camminare. Passo abbastanza tranquillo, però costante. Ho superato una piccola frazione. Non è che ci siano tanti segnali, bisogna aiutarsi col GPS nei bivi, negli incroci. Adesso son salito da qua giù, c'è un gradino anche abbastanza alto. Adesso devo andare qua e girare a destra fra poco. Questo è quello che dice la traccia GPS.
Ah, ecco, in lontananza vedo il cartello blu, non so se lo vedete. Eccolo qua. E quindi da questa parte. Ok, pietra all'ombra a mezzogiorno uguale pausa acqua. Penso che siamo arrivati a Sant'Anna-Resi o quasi. Si procede da questa parte e poi si scende qui, ragazzi. Si prende questo sentiero. Eccolo lì, Sant'Anna-Resi. Vediamo un attimo la traccia per essere sicuri di andare di qui o di qua, ma penso di qua. Un altro nuraghe, questo sì che è ben conservato. Fatto la spesa, ragazzi, almeno una parte, poi le cose più pesanti come frutta e l'acqua le prenderò da qualche parte più vicino. E ho le mani occupate, quindi ormai mi dirigo al bed and breakfast, tanto non c'è tantissimo da riprendere qui e non potrei farlo con, perché devo trasportare la spesa. Cioè, sembra agosto, ragazzi. Mi sto dirigendo verso la spiaggia. Faccio passi verso la spiaggia. Teoricamente si può arrivare da lì, circumnavigando la laguna. Forse passerò da lì o forse no, perché intanto voglio passare in un supermercato a prendere un altro po' d'acqua, perché in quello di Sant'Anna-Resi ne ho preso, ma non voglio prendere un po' di acqua, un po' di frutta, cose pesanti, diciamo, che ho lasciato per quando appunto fossi arrivato qua a Portopino. Quindi niente, devo correre per non perdermi il tramonto, chiaramente. Andiamo. Ragazzi, suppongo che il supermercato non esista, perché mi sono recato sul posto, c'è anche un'insegna, ma c'è tutto meno che il supermercato. Comunque, l'acqua la prenderò domani mattina, per stasera ho ancora un litro più succhi di frutta, mi dovrebbero bastare, vediamo. A questo punto pensiamo a beccare il tramonto dalla laguna. Non posso arrivare lì e tornare indietro. Ci metterei non so quanto. Ho controllato la mappa, ho cercato altre strade, bisogna fare tutto un giro assurdo, ma me lo ricordavo quando venivo in macchina. Quindi il tramonto lo riprenderò da qui. Adesso vedo come sistemarmi. Thank you.
direi che anche per oggi, insomma, abbiamo dato abbastanza. Adesso ritorno al B&B, che sono veramente stanco e un po' dolorante nei piedi.